Amici degli sport invernali, ben ritrovati con la diciottesima puntata di Ski Trentino, la trasmissione ufficiale del Comitato Trentino Fisi. Siamo già ad aprile ma la stagione non è ancora conclusa, anzi proprio in questi giorni in Val di Fiemme sono in programma i tanto attesi campionati italiani giovani di Scialpino, dei quali abbiamo seguito la prima giornata. Nello scorso weekend ci sono state le elezioni del nuovo presidente della Fisi Nazionale, ha vinto l'emiliano Flavio Roda, ex allenatore di Alberto Tomba, e purtroppo non ce l'ha fatta il nostro Lorenzo Conci, che abbiamo comunque intervistato. Tornando agli aspetti agonistici, ci soffermiamo sulle sei medaglie giunte dallo Scialpino con Laura Pironi. Davide Davilla e Federico Liberatore, ma anche sulla finalissima del circuito Famiglia Cooperativa per Bevi e Cuccioli a Passo del Tonale. Siamo poi andati a Passo Lavazzè per incontrare alcuni dei fondisti del Comitato Trentino per un bilancio stagionale. Report poi da due eventi di fine stagione, quello con obiettivi benefici, sciare col cuore, e quello agonistico di scialpinismo, la pistolata delle Dolomiti. Siete pronti? Apriamo il cancelletto e andiamo a vedere il primo servizio, l'intervista di Lorenzo Conci dopo le elezioni fisiche di Modena. A pochi giorni da, da questo risultato è più la delusione o più la consapevolezza di aver fatto tutto quello che si poteva fare? Ma la consapevolezza di aver fatto tutto quello che poteva fare è forte ed è scattata subito al momento dell'esito. Eh, niente, è andata così, poteva succedere e lo mettevo in conto, certamente. Tanta gente l'ha aiutata in questa campagna elettorale. Sì, tanta, è quasi commovente. Devo ringraziare tantissimo l'Icicle del Comitato Trentino, tutto il Comitato Trentino che mi ha dato una mano enorme, cioè sono venuti giù tutti, abbiamo portato giù il 100% dei voti. Nessuno mi ha chiesto niente, nessun piacere, nessun favore, tutti condividevano lo sforzo che stavo facendo di portare avanti delle idee nuove per la Federazione. Mi ha dato un fortissimo sostegno. Sono stato inizialmente proprio dispiaciuto per aver deluso chi ha. Ha creduto naturalmente che potessi vincere e quindi che voleva tornare a casa vittorioso. Però purtroppo è successa. e Se ho sbagliato, ho fatto degli errori. Mi assumo la colpa e ho fatto comunque tutto quello che potevo. Cioè, nessuno riesce a fare una campagna perfetta. Tanto più, voglio dire, della prima volta. Cosa succederà adesso? La passione rimane forte, fortissima, e anche l'idea di mantenere l'impegno per aiutare in un futuro la federazione, qualsiasi sia il ruolo possibile, e quindi anche il ruolo internazionale se resta, adesso deciderà il nuovo Consiglio. In ogni modo, sono sempre organizzatore, adesso ci teniamo a fare bene la 3-3 dicembre, e quindi una vita per lo sci non è che si spegne, anche perché è solo aver partecipato a un'elezione, non ho commesso niente di grave, niente di cui pentirmi. Partiamo appunto dall'altra tre, adesso c'è subito a mettersi al lavoro a questo evento di dicembre con l'occasione. Sì, eh, mettersi al lavoro perché sono alcuni mesi, ma c'è tanto da fare anche perché siamo rimasti fuori sette anni e quindi dobbiamo. Eh, abbiamo fatto del lavoro negli anni scorsi per eh, riformare un comitato organizzatore all'altezza, però ci sono delle cose che sono diverse, che sono cambiate in questi sette anni e che dobbiamo affrontare con umiltà, determinazione e voglia di fare il nostro meglio. Quindi aspettiamo tutti gli appassionati di Sci a dicembre quando? Eh, martedì 18 dicembre, Slalom maschile, Coppa del Mondo, Canalone Miramonti. Sei medaglie in cinque giorni per i colori del Comitato Trentino nell'ultima settimana, a merito di una straordinaria Laura Pirovano fra gli allievi e degli aspiranti Davide Davilla e Federico Liberatore. La scorsa è stata la settimana più esaltante dell'inverno per quanto riguarda lo sci alpino per i colori del comitato Trentino Fisi. A partire dalla straordinaria performance della rendenese di spiazzo Laura Pirovano che ha vinto quattro medaglie delle quali tre d'oro ai campionati italiani allievi di Tarvisio alle quali si è aggiunta la vittoria della varonese Davide Davilla ai campionati italiani aspiranti di slalom speciale e l'argento ottenuto dal Fassano Federico Liberatore sempre ai tricolori aspiranti di Bardonecchia in Super G. Un bottino di sei medaglie e tricolori in una sola settimana per i colori trentini è davvero un gran colpaccio, a testimonianza di quanto bene stiano lavorando l'Isci Club e il Comitato con le proprie squadre agonistiche. In particolare la Pirovano ha dimostrato di avere tanto talento nonostante la giovane età, ed ha pure rischiato di calare un poker visto che al termine della prima manche della Gigante, disputato su due giornate, si è dovuta arrendere all'ottima seconda frazione della piemontese Beatrice Barbagelata. Al termine della rassegna la giovane campioncina allenata da Rudy Redolfi si è dunque messa in saccoccia tre medaglie d'oro in a slalom speciale, super G e combinata e un argento in gigante. Brava anche Claudia Bonacci che ha sfilato il podio e Sara dell'Antonio così come Tommaso Papa in campo maschile. Davide Davilla, sedicenne di Lavarona, è invece il nuovo campione italiano di slalom speciale della categoria aspiranti al termine della due manche disputate a Bardonecchia. Secondo al termine della prima manche dopo una prestazione un po' contratta e con 17 centesimi di ritardo dalla lecchese, Tommaso Sala ha dato il meglio di sé nella seconda frazione riuscendo ad infliggere ben sette decime all'avversario mettendosi così al collo una medaglia che vale molto. Sorprendente, ma premio al lavoro e alla determinazione è stato poi l'argento ottenuto da Federico Liberatore, sedicenne di Mazzin di Fassa, che addirittura ha sfilato l'impresa nel Super G dei tricolori aspiranti, visto che ha chiuso in seconda posizione, ma con un solo centesimo di ritardo, dal valdostano Pier Luciano. Eh, Federico Liberatore reduce da una medaglia d'argento Super G ai campionati italiani aspiranti e per solo un centesimo, insomma, ti è rimasto anche un po' di amaro in bocca, penso? Beh, certo che è rimasto amaro in bocca, però. Sono lo stesso contentissimo perché uh, è da molti anni che aspettavo questa medaglia proprio agli italiani, quindi è come una vittoria per me. Che significato ha anche per te? A cosa dovuta? Cosa è, che lavoro c'è dietro questo quest argento? Beh, c'è molto lavoro, però è anche fatto da sacrifici della famiglia, anche, uh, anche dei miei, però guarda, la dedico alla mia famiglia questa medaglia. David Davilla è il neocampione italiano aspirante di Slano Speciale, ricordaci un po' quelle le due manche, secondo una prima prova e poi ha fatto una grande seconda manche. Eh, sì, dai, la prima non ho voluto strafare perché era da un po' che non arrivavo, allora ho deciso di arrivare un po' in fondo, poi la seconda abbiamo detto, cioè, insomma, non c'è da far calcoli, insomma, allora ho mollato, è andata bene per fortuna e finalmente perché ero, ho fatto tre medaglie di legno quest'anno, almeno una... Con un po' di significato è arrivata. Ricordiamole, aveva partecipato anche all'Olimpia dei giovanili e insomma tanta sfortuna. Sì, più che sfortuna, ho sbagliato io, diciamo, un po' mentalmente, però va bene così, dai. Prima giornata con i campionati italiani juniores organizzati dalla Dolomitica di Predazzo sulla pista Salera dell'Alpe del Cermis, con in pagno i titoli di gigante maschile. Prima giornata dei campionati italiani giovani di Scialpino in Val di Fiema organizzati dal binomio, US Dolomitica e GS, Fiamme Gialle all'insegna degli outsider. I favoriti steccano, escono o commettono errori e così la ribalta è tutta per tre diciassettenni dalle belle speranze che conquistano il podio. A partire dal Lombardo Daniele Sorio in testa anche al termine della prima frazione e nuovo campione italiano junior di slalom Gigante sulla pista Salera l'Alpe del Cermis. Argento per il bellunese della forestale Emanuele Buzzi e bronzo per il veronese Niccolò Menegalli. E non sono mancati neppure i big della nazionale maggiore Davide Simoncelli e Luca Delli che hanno approfittato per testare nuovi materiali in vista della prossima stagione. Il roveretano alla fine è comunque secondo, il tuennese quarto. Già la prima mancia aveva fatto selezione con gli errori di Luca Ariorda ed Alex Hofer, l'uscita di Stefano Baruffaldi e Guglielmo Bosca. Così a metà gara comandava Daniele Sorio con 48 centesimi di vantaggio su Andrea Ravelli e 78 su Nicolò Nogara. Ma in soli 14 centesimi erano raggruppati ben sei atleti con le identiche possibilità di podio. Ivan Codega, Luca Dalliprandini, Giordano Ronci, il Trentino, Pietro Franceschetti e Davide Simoncelli. Più staccati Buzzi, Menegalli, Zingerle, Manfrini e Finazzer. Le sorprese non sono mancate nemmeno nella seconda manche, con le uscite di Ravelli, Nogara e Ronci che hanno così spianato la strada al vincitore e permesso la straordinaria rimonta di Buzzi e Menegalli che sono riusciti a raggiungere un podio insperato. Buona seconda mancia anche per il trentino Marco Manfrini, che ha recuperato dal dodicesimo al quinto posto, mentre l'atteso Pietro Franceschetti si è praticamente fermato sul secondo muro, gettando al vento i sogni di medaglia e chiudendo alla fine in decima posizione. Daniele un nuovo campione italiano di gigante giovani, soddisfazione, penso. Sì, sì, molto. Le due manche come le hai interpretate? E sempre cercando di spingere, si poteva spingere e gestire, i è un più difficile, poi è venuto tutto un po' da solo. Che significato ha per te questa vittoria? È molto importante, Però comunque è una gara, poi ci sono altre, vediamo. Hai qualche dedica? E, I miei genitori sono poi mamma Marco Manfredi, miglior Trentino, un quinto posto grazie a una seconda manche decisamente positiva. Sì, eh, beh, la seconda manche sì, sono contento, ho uscito bene. Anche la, cioè, ero dodicesimo, quindi sono partito col 18, la seconda manche, quindi anche le condizioni della pista erano sicuramente migliori della prima, che partivo col 27. E sì, era la prima, dovevo svegliarmi un pelo in più, però dai, tutto sommato, una discreta gara, anzi buona direi. Che significato ha aperto a questo risultato qua a fine stagione? Beh, questo e altri due o tre che ho fatto nelle ultime gare significano molto perché comunque l'anno scorso mi sono fatto male e vuol dire che stiamo tornando insomma ad alti livelli. Roberto Brigadoglio, presidente della Dolmitria di Predazzo, siamo a fine stagione, tutti pensavano non ci fosse più neve, e voi avete organizzato i campionati italiani giovani, mi sembra anche ottimamente. Beh, sicuramente siamo contenti di come stanno andando le cose. La neve non è merito nostro, ma delle società, degli impianti che ci hanno ospitato. Quando abbiamo scelto la data concordata, le società hanno capito qual era il problema e sicuramente hanno lavorato tanto per darci delle piste in ottime condizioni per un campionato italiano. Dormiti che è un po' invidiata, perché quando si muove a organizzare c'è un gruppo di volontari anche perché vi dà una mano nel fiamme gialle, insomma, non da poco. Beh, effettivamente è così, però diciamo che si lavora alla pari. Eh, loro riescono a mettere a disposizione del personale dall'altra parte la Dolomitica fa magari uno sforzo finanziario, uno sforzo di impegno, un po' di immagine, tutte cose che poi vanno anche a vantaggio del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle e per noi questa collaborazione dura da anni e ha sempre dato i suoi frutti. Quasi 600 campioncini bevi e cuccioli in gara al passo del Tonale per la finalissima del circuito Famiglia Cooperativa, un successo targato Ciclub Vermiglio Tonale. Nel calendario Fisi provinciale la gara dell'anno che desta più simpatia, vedere in gara quasi 600 bambini impegnati in due giorni di competizioni di gigante slalom speciale col palo nano provenienti da tutto il Trentino è sicuramente il migliorino allo sport che lo sci possa proporre. Non a caso è la competizione che tutti gli sci club ogni anno desiderano organizzare, un mix di allegria, sana competizione e di tanto colore con le divise dei sodalizi di tutte le valli sfilare sulle piste di gara. Ma anche l'unica occasione per gli under 12 di confrontarsi con i coitanei delle altre circoscrizioni, visto che la finale del circuito Famiglia Cooperativa è l'unica sfida di ogni inverno che mette a confronto i giovanissimi sciatori di tutto il Trentino. Posticipati forse un po' troppo a causa di alcune concomitanze in calendario, la finalissima si è potuta disputare regolarmente, solo perché il teatro delle gare era in quota: il passo del Tonale sulle piste contrabbandieri e cima tonale. Un plauso va comunque allo sci club Vermiglio Tonale per l'ottima organizzazione della due giorni, che ha messo in palio il trofeo Continental Elvecchia venendo ai risultati venerdì si è disputato lo slalom con la palo nano per baby e il gigante per cuccioli vincitori di giornata i nuovi campioni trentini, virginia guarda nardini dello ski club san martino e luca bonapace dello sporting fra i baby 2004 quindi michela legato dell'agonistica campiglio gianmarco paci dell'agonistica campiglio fra i baby 2003 nella gigante cuccioli affermazioni per Giada bozzetta della latemar ed edoardo d'amico dello sporting fra i cuccioli 2002 infine Fine per Silvia Bonacci dell'agonistica Marmolada e Giovanni Franzoni dell'agonistica Campiglio, fra i Cuccioli 2001. Sabato gare invertite con vittorie di Francesca Gatta dell'agonistica Campiglio ed Edoardo Maestri della Varrendena Ski, fra i Baby 2004. Quindi per Michela Legato dell'agonistica Campiglio e Gianmarco Paci, dello stesso Sodalizio, fra i Baby 2003. Fra i Cuccioli in slalom affermazione per Luca Bonapace dello Sporting Campiglio e Tommaso Zanella fra i Cuccioli 2002. Infine per Serena Cannella dello SC Peio e per Matteo Facchinelli della Tezzani e Team fra i Cuccioli 2003. Siamo con Giacinto Del Pero, presidente di Carosello Tonale S.P.A., campionati trentini al Tonale, siamo quasi ad aprile, però il Tonale dà sempre una garanzia. Sì, beh, Noi abbiamo la fortuna di avere gli impianti e le piste in quota che arrivano fino, in questo versante fino a 2600 metri. E oggi abbiamo visto due belle gare, sia dei baby che dei cuccioli, i cuccioli hanno fatto il gigante i baby lo slalom, sono andate bene, erano in tanti, erano 540 atleti. Siamo con Angelo Longhi, presidente dello Ski Club Vermiglio Tonale, quest'anno l'organizzazione dei campionati Trentini Baby Cuccioli, un bel esercito qua al Tonale. Sicuramente un bel esercito e siamo contentissimi di averli avuti qua nostri ospiti e sembra che tutto sia andato nel migliore dei modi. Le nostre telecamere sono andate a Passo Lavazzè per incontrare i fondisti del progetto Trentino Azzurro per un bilancio su una stagione decisamente positiva. Una delle prime puntate di Schi Trentino siamo venuti a Passo Lavazzè a intervistare i ragazzi del comitato Trentino di fondo al via della stagione e adesso siamo in chiusura di stagione siamo a fare un bilancio con Roberto Campaci, responsabile tecnico appunto del comitato di fondo. Che stagione è stata, Roberto? È stata una stagione difficile dal punto di vista ambientale perché abbiamo avuto qualche problema diciamo, di nevamento su alcune zone. e Comunque, nel complesso è andata bene. Diciamo che abbiamo concluso la stagione al meglio con le staffette ai campionati italiani di Campo Carlo Magno, dove appunto abbiamo portato a casa una, una fila di medaglie. È, stato, è partito appunto questo progetto Trentino Azzurro che coinvolge la provincia autonoma di Trento, il comitato Trentino Figi, anche le fiamme gialle, ha funzionato tutto bene? C'è qualcosa da migliorare? Ma, eh, diciamo che il progetto Trentino Azzurro sicuramente ha degli obiettivi ambiziosi, abbiamo iniziato un po' in ritardo per motivi burocratici, eh, io ho iniziato al mese di, di luglio e possiamo dire che comunque ho trovato un, co un contesto sicuramente favorevole in quanto il Comitato Trentino ha sempre primeggiato a livello nazionale in questi anni il mio compito è stato più che altro quello di ottimizzare il sistema e di guardare anche verso il futuro Insomma, sono state fatte delle, delle novità come l'inserimento della gincana come le, la decisione di, di non far disputare, le, di non inserire le classifiche e fare le gare baby ha funzionato queste, questi esperimenti? Ma allora le gincane non sono certamente una novità eh, è una novità il fatto che le abbiamo inserite in maniera massiccia per quanto riguarda le categorie baby e cuccioli, perché appunto è appunto il periodo della crescita dove, maggiormente, eh, dove i ragazzi sono più ricettivi per quanto riguarda lo sviluppo di alcune qualità. Eh, per quanto riguarda l'attività promozionale, in particolare appunto per quanto riguarda i baby e cuccioli, abbiamo avuto un incremento del 18% di partecipanti rispetto alla stagione precedente. Se, se consideriamo anche il fatto che abbiamo avuto problemi di nevamento sicuramente questo è stato un aspetto positivo. E, a mio avviso, c'è stato un aumento eh, in particolar modo per il fatto che abbiamo tolto le classifiche per quanto riguarda le categorie bevi e appunto perché abbiamo introdotto eh, in maniera massiccia le, eh, le gincane per queste categorie. E l'anno prossimo su cosa lavorerete? L'anno prossimo lavoreremo. Beh, per quanto riguarda l'attività promozionale, eh, io credo che eh, il Comitato Trentino sia. Eh, sia il che ha, no, non credo, scusate, è il comitato che ha un maggior numero a livello nazionale per quanto riguarda i, i baby e cuccioli. Cercheremo di lavorare, in particolar modo per quanto riguarda le categorie ragazzi e allievi, perché abbiamo visto che se riusciamo a seminare bene in quelle categorie, poi ci troviamo avvantaggiati poi nelle categorie superiori. E vedremo di mettere in piedi diciamo, un gruppo di, di giovani promettenti per quanto riguarda appunto, gli aspiranti e gli juniores. Fare un investimento particolare appunto, per quanto riguarda queste categorie per vedere se riusciamo a tirare fuori qualche campione. Siamo con Stefania Zanone e Giulia Sturz, due medaglie. E due delle tante medaglie del Trentino ai campionati italiani. Raccontaci il tuo bronzo, Stefania. Bronzo un po' amaro perché sinceramente mi aspettavo un po' di più. È un bronzo che ho vinto nella sette e mezzo alternato a Padola, quindi ai primi campionati italiani a fine gennaio. E sì, è l'unica medaglia che ho vinto quest'anno perché non è stata una stagione molto proficua, diciamo, non sono tanto soddisfatta, però per fortuna, almeno. Questo bronzo sono riuscita a prendermelo. Passiamo a Giulia Sturz. Giulia è stata la regina di, di passo Campo Carlo Magno. insomma Hai fatto una, una super prestazione nella gara individuale. Ce la rivivi? Sì, a Campo Carlo Magno, la 10 km. È stata una gara che comunque avevo preparato e ci tenevo molto, anche perché anche durante la stagione ho, cioè il, sono andata molto bene nella tecnica pattinaggio. E è andato tutto come previsto e sono stata molto contenta. Il bilancio della tua stagione al di là dell'ultima gara? Sono stata molto contenta, non, sicuramente non mi aspettavo tutto quello che mi è capitato, anche perché è il primo anno che diciamoci il, cioè, mi impegno e cerco di fare le cose bene. E, mi è capitato tutto per tutto il meglio, sono andata anche ai mondiali, ho fatto belle gare anche in Italia e anche in Coppa Europa è, è andata molto bene. Siamo con altre due medaglie individuali del Comitato Trentino, è Luca Lazari e Sebastiano Pellegrini. Iniziamo da Luca Lazari, un in allievo, Insomma, è stata una super stagione, due medaglie quest'anno. Ah Sì, io veramente sono molto soddisfatto di queste medaglie, anche di tutto come è andata la stagione. Tra varie gare che sono stato molto soddisfatto e altre no per vari motivi, però la medaglia d'argento della Gincana Sprint e quella della staffetta, l'oro è stata una stagione molto ricca. Te lo aspettavi all'inizio stagione di andare così forte? Oddio, all'inizio stagione non me l'aspettavo perché a novembre ho iniziato a novembre ad allenarmi perché ho avuto un'operazione di tonsille e Non pensavo di arrivare a, a inizio gare di fare sempre l'ane 5. E poi ai italiani speravo di andare bene nella gincana che un po' me la cavo bene. E quando ho sentito secondo, sono stato molto contento. Sebastiano Pellegrine raccontaci un po' le tue due medaglie. Sì, sono molto contento. A Padola sono arrivate queste due medaglie, quest'anno. e non, non, non devo dire che sono, sono state aspettate perché ci si prova, si lavora durante la stagione e poi si, si raccolgono i frutti. insomma. Sì, Sono contentissima, è arrivata al secondo posto nella 10 km classico, poi il giorno dopo sono riuscito a tenere il terzo posto, sono soddisfatissimo. E anche della tua stagione, penso. Sì, soddisfattissimo della stagione, abbiamo lavorato bene quest'estate tutti quanti e poi i frutti si raccolgono, come ha detto. La rinnovata pizzolata delle Dolomiti parla a Fassano. A San Pellegrino vale infatti il fattore casa con le affermazioni di Ivo Zulian e Nadia Scola. Rinnovata nell'organizzazione, ma non nei contenuti, la Pizzolada delle Dolomiti si è regolarmente disputata nel fine settimana a Passo San Pellegrino. E per le gare di sci alpinismo della 2012, questo è già un gran successo, visti i numerosi annullamenti. Nonostante la concomitanza con altre competizioni, l'evento, che ha visto in cabina di regia l'Unione Sportiva Montipallidi e del Caisat di Moena, ha avuto come assoluti protagonisti due fassani, ovvero Ivo Zulian di Soraga e Nadia Scola di Moena. Stulian, che fa il maestro di sci sulle piste della vicina Alpe di Lusia, ha lottato nella parte iniziale con il bellunese Alessandro Folador, con il chiesano Davide Galizia e il fiemmese Thomas Trettel. Il forte schiaper di Saraga ha deciso poi di provare a forzare il ritmo nell'ascesa che portava la forcella a un piccolo, e l'unico a resistergli è stato Folador. I due hanno tenuto la testa della gara fino allo striscione d'arrivo di Passo San Pellegrino, con un arrivo decisamente entusiasmante allo sprint, risoltosi con un solo secondo di distacco fra il Fassano e il Falcadino dopo un'ora, 46 minuti e 4 secondi di gara. Sul podio dopo un minuto e 45 secondi è salito anche il fiemese Thomas Tretel, quindi quarto Davide Galizzi davanti a Riccardo De Zulian e Martin Ritz. Santa Storia la gara femminile dominata da Nadia Scola che è riuscita ad infliggere ben 20 minuti a Carla Iellici della Boing Dania, quindi in terza posizione Sabrina Zanon della Cauriol, fra i giovani vittoria di Simone Bettega ed Alba De Silvestro. Lo scialpinismo non si ferma, lunedì di Pasquetta Madonna di Campiglio con la Schialp Race Dolomiti di Brenta, quindi domenica 15 aprile a San Martino di Castrozza si disputerà l'ultimo atto di Coppa delle Dolomiti con il Palaronda Schialp. Chiusura stagionale sul Monte Bondone grazie all'evento benefico Sciare col Cuore, in gara tanti campioni dello sci e in particolare il super premiato Max Blardone. È stato Max Blardone la grande protagonista della serata di Sciare col Cuore andata in scena sul Monte Bondone con la presenza dei grandi campioni dello sci sciazzurro pronti a sostenere l'iniziativa promossa con finalità benefiche a favore dell'Associazione Italiana Donatori Midollo Osseo. Blardone ha ricevuto il premio Sciare Col Cuore Candido Cannavò 2012, ma è stato anche e soprattutto il grande trascinatore della sua squadra nella competizione ludico-agonistica disputata in notturna sulla pista Palone. La squadra del campione piemontese si è imposta su quelle del Trentino Paolo Pangrazzi e del campione olimpico Giuliano Razzoli. Grande fervore in pista anche per le squadre capitanate da Michele Bulanti, Lisa Agerer, dalla Bresciana Daniela Merighetti e dai due grandi ciclisti trentini, dal cuore d'oro il caso di dire, Francesco Moser e Gilberto Simoni. Applausi anche per Alberto Schiavon, due volte vincitore in Coppa del Mondo di snowboard nella disciplina del border cross, per Melania Corradini, per Francesca Dallapè e per Christian Deville. Lo slalomista Fassano si è visto consegnare da Dodi Nicolussi il premio azzurro dell'anno sciare col cuore, mentre Daniela Dada Merighetti ha dato un ulteriore riconoscimento finalizzato a suggellare la sua grandissima capacità di superare le difficoltà di carriera e tornare quest'anno alla vittoria ad un anno dai mondiali di Schladming. Anche questa puntata è andata in archivio, speriamo di avervi emozionato con tante immagini e notizie che potete rivivere anche in internet su fisitrentino.it e su YouTube. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana.